Ciao equilibrandi, ed oggi vedremo tre sfumature di Hordak, lo spietato comandante dell'Orda Malvagia. La linea a cui appartengono questi tre pupazzetti non ha bisogno di presentazioni, è chiaro, sono i Masters of the Universe, master i dominatori dell'universo, prodotti da Mattel a partire dal 1982, con protagonista il barbaro He-Man, barbaro all'inizio nei giocattolini. Dall'anno successivo, 1983, Mattel commissionò alla Filmations la produzione di una serie animata a supporto delle vendite dei giocattoli. Vendite che andavano veramente alla grande. Nell'85, però, dopo 3 anni, era il caso di rinfrescare il soggetto, aggiungere qualcosa che i bambini avessero bisogno di comprare per portare avanti la loro storia su Eternia. Contestualmente Mattel voleva iniziare a sfruttare questo stesso brand per vendere qualcosa anche alle bambine e al pubblico femminile. E così, se inizialmente i Dominatori dell'Universo erano nati come giocattoli successivamente adattati in serie animata, ora nel 1985, per rinnovare tutto quanto, Mattel e Filmations collaborarono e inventarono insieme la continuazione. La nuova serie animata She-Ra, con protagonista la sorella gemella di He-Man, debuttò infatti a settembre del 1985, proprio quando si concluse la serie animata dei Dominatori dell'Universo. Ed anche questa nuova terza fazione nel mondo dei Masters of the Universe, così come la nemesi della nuova eroina She-Ra, furono concepite al contempo dalla collaborazione tra Mattel e Filmations per vendere i giocattoli e per fare una nuova serie animata. In particolare, il nome della Evil Horde, l'Orda Malvagia, e del suo leader Hordak li dobbiamo a Dave Kapper, che all'epoca era direttore marketing della sezione maschietti per la Mattel. Il design del nuovo super cattivo attraversò diverse fasi. Si partiva da una sorta di orco con degli spunzoni intorno al collo ed un braccio meccanico. L'idea del braccio meccanico rimase quasi fino alla fine, però il volto fu poi trasformato in quello di una sorta di vampiro robotico. Ed anche il collare, circondato da ossa, si confermò già fra i primi design. Arrivarono così ad uno sketch, un modello base da utilizzare per l'animazione alla Filmations, che chiaramente era un po' semplificato rispetto al giocattolo che conosciamo, e poi doveva avere assolutamente una caratteristica fondamentale per i rudimentali strumenti della Filmations che animava riciclando le sequenze. Il personaggio doveva essere perfettamente simmetrico. Questo modello per l'animazione fu passato alla Mattel, dove Ted Meier venne incaricato di fare gli ultimi ritocchi, aggiunse un mantellino rosso e in sostanza lui adattò questo disegno a quelli che erano invece gli schemi produttivi dei giocattoli di Mattel. E nell'assortimento Masters of the Universe del 1985 ecco debuttare Hordak, lo spietato leader dell'Orda Malvagia. Tempo fa era stato abbandonato su un altro mondo dal suo apprendista Skeletor, ma è riuscito a liberarsi ed è tornato ora con una armata dalla sua parte, e ce l'ha con tutti, con Skeletor e con He-Man, intende distruggere Eternia. Hordak era un nemico ricorrente nella nuova serie animata She-Ra, ma nei giocattoli le cose funzionavano diversamente. Effettivamente questo pupazzetto era difficilmente vendibile alle bambine. Così, nella linea di giocattoli, Hordak in sostanza rimane un nemico di He-Man. E non è l'unica differenza. Nella serie animata Hordak risiede alla sua Fright Zone, una sorta di gigantesco complesso post-industriale, sembra una malvagia fabbrica decadente che si trova su Eteria. Questo riprende l'idea del braccio meccanico trasformabile che si vedeva nei primi concept del personaggio. Il nostro giocattolino invece non ha nulla di meccanico, è una sorta di mago vampiro, ed anche il giocattolo della Fright Zone non ha nulla di industriale o di meccanico. Guardiamo dritto negli occhi Hordak, vediamo il collare, che in realtà mi sono reso conto solamente da grande che dovesse essere tale. Da bambino mi sembrava tutto un enorme capoccione, non è reso benissimo dalla scultura. Anche questo pancione altera un pochino le proporzioni del personaggio rispetto a quello che vedevamo nella serie animata. Ed è un pancione perché Mattel lo realizzò attraverso un'armatura sovrapposta al solito torace che già conosciamo da quasi tutti gli altri pezzi della linea di Masters of the Universe. E proprio qui sul petto vediamo il simbolo dell'Orda Malvagia, sostanzialmente il volto di Hordak con due gigantesche ali di pipistrello.
La struttura del pupazzetto è quella comune alla maggior parte dei Masters of the Universe, soprattutto quelli delle prime serie, e quindi anche la mossa è sempre la stessa, la botta tirata a molla sul torace. Però, sebbene il panciotto ed il bacino siano quelli degli altri pupazzetti, in realtà le gambe e le braccia sono completamente nuove, scolpite per riprendere quello stile e quella muscolatura, non altrettanto bene, a dire il vero, ma sono interamente nuovi. Le mani sono in una posa diversa e anche la muscolatura non è altrettanto raffinata. Vediamo che questa fascia la troviamo solamente sul braccio sinistro del pupazzetto ed è anche ben dettagliata con il simbolo dell'orda malvagia. Nella serie animata la fascia nera era presente anche sul braccio destro perché, come dicevo, era necessario avere simmetria ed è semplificata senza il simbolino. Anche sugli stivali vediamo lo stesso simbolo, quindi di nuovo questo ci garantisce che siano gambe nuove fatte apposta per Hordak. Siccome la struttura è la stessa di pupazzetti prodotti per le prime serie, anche le gambe di Hordak sono rette da una sorta di elastico e qualora questo si deteriorasse, si rovinasse, questo negli anni succede, è normale, possiamo sostituirlo. Da qualche anno vengono prodotti dei pezzi di ricambio molto comodi. Sulla schiena abbiamo il mantello rosso di Hordak, quello che nella serie animata non è presente ed è prodotto veramente a risparmio, è solamente una striscetta di vinile. Peccato, i mantelli in stoffa sono molto più belli, pensiamo a quello che fu poi dato a Skeldlo. Se lo solleviamo troviamo scolpita una versione semplificata del simbolo dell'orda malvagia, le ali di pipistrello. Questo dettaglio, così come queste incisioni sui fianchi, erano dipinte in rosso nella primissima versione di questo pupazzetto, nei primi stampati. La produzione è stata poi semplificata e quindi il nostro è tutto nero. I primi, quelli con i dettagli rossi, sono anche conosciuti come Red Ribs Hordak, quello chiaramente un nomignolo dato molto tempo dopo dai collezionisti, non era intenzione di Mattel. Abbiamo due accessori per lui, una sorta di scudo con la sua faccia, insomma il simbolo dell'orda malvagia, che si allaccia intorno all'avambraccio. Potrebbe addirittura sembrare una sorta di animaletto, un piccolo rapace che si è posato sul personaggio. E poi abbiamo questo, sembra voler essere una specie di balestra, con un volto di lupo scolpito qui sul davanti. Era l'idea di Mattel di avere un accessorio molto economico da produrre, un semplice stampo, un unico pezzo, ma che potesse comunque agire in qualche modo, fare qualcosa. Carichiamo la balestra tirando indietro la parte frontale e poi premendo qui sopra vediamo se riusciamo a mettere KO, l'uomo più forte dell'universo. Beh, è andata bene. Come sempre con i vecchi dominatori dell'universo, anche nella confezione di Hordak era incluso un fascicoletto a fumetti esclusivo. Nel suo caso si titolava Hordak, The Ruthless Leader's Revenge, la vendetta del leader spietato, in cui Hordak in sostanza arrivava su Eternia e tendeva una trappola a Skeletor. Lo illudeva di voler acchiappare He-Man e i buoni insieme, ma in realtà approfitta di aver distratto Skeletor per conquistare la montagna del serpente. E fra i disegnatori di questo vecchio fumettino troviamo un giovane Bruce Timm, il grande Bruce Timm. L'anno successivo, nel 1986, e come parte della quinta serie di pupazzetti dei Masters, uscì Hurricane Hordak. Ed anche lui, come Terror Claws, Skeletor e Flying Fists, He-Man era un personaggino deluxe, venduto in una confezione un pochino più grande e poi aveva anche parti cromate. Le gambe, la testa, il bacino ed il braccio sinistro li conosciamo già, ma il torace è completamente nuovo e così anche il braccio destro. Questo anzi sembra riprendere l'idea dei primi concept con il braccio meccanico trasformabile. Per lui infatti abbiamo tre accessori, una sorta di lama a quattro punte, una elica con ali di pipistrello e poi tre pesantissime mazze. Questi accessori in plastica rossa si incastrano proprio nel polso del braccio destro. Sulla schiena del pupazzetto, al centro di questo panciotto dorato e cromato, abbiamo una ruota dentata e quando lo facciamo girare anche l'appendice che abbiamo attaccato al suo braccio destro inizia a ruotare. Ce la prendiamo di nuovo con i men, proviamo a sostituire l'accessorio, mettiamo questo ad esempio, questo sembra potergli fare veramente male e vediamo se riusciamo a metterlo KO. Più o meno, vai, insomma, qualcosa gli è successo. Chiaramente possiamo utilizzarlo anche per fare la maionese oppure sostituendo con questo accessorio potremo sminuzzare la cipolla per il soffritto.
Insieme ad Hurricane Hordak troviamo il mini comic Between a Rock and a Hard Place, che sarebbe come dire fra l'incudine ed il martello, in cui il signore dell'orda malvagia da Eterlia arriva ad Eternia, dove cerca di conquistare il castello di Grayskull, mentre Randor e gli altri sono impegnati in una celebrazione annuale al palazzo reale, e per cercare di conquistare il castello utilizzerà tutti e tre i suoi accessori intercambiabili, ma He-Man glieli spaccherà uno dopo l'altro. Andiamo avanti ancora di un anno e nella stessa serie di pupazzetti troviamo il terzo ed ultimo, Buzzsaw Hordak. Lo guardiamo da vicino, la testa ormai la conosciamo bene, e anche il braccio sinistro è di nuovo quello del primo Hordak, pure il suo braccio destro. Il torace ed il bacino sono completamente nuovi, questa volta sono un tutt'uno e devono essere nuovi per forza, perché qui risiede la funzione che caratterizza questo pupazzetto. Un discorso a parte invece lo facciamo per le gambe. Non ho menzionato tante varianti di questi pupazzetti perché per le due precedenti versioni di Hordak le varianti si differenziano solamente per i toni dei colori, il bianco della faccia un po' più biancastro, un po' più avorio, ma niente di significativo. Ho menzionato quello che può succedere sul rosso dei dettagli della sua corazza. Invece le gambe con il Buzzsaw Hordak sono cambiate drasticamente. Se ne avessimo uno made in Spain, avrebbe ancora le stesse gambe degli altri due Hordak che abbiamo già visto. Invece il nostro, che è made in Malaysia, non saprei come leggerlo, ha delle gambe basate sullo stesso design, chiaramente, ma totalmente riscolpite, più magroline e con una muscolatura molto più brutta. Non so per quale motivo abbiano dovuto rifarle. Abbiamo due accessori per lui, è tornata la balestra sempliciotta che abbiamo già visto con il primo Hordak, ed il secondo è la sega rotante, quella che dà nome al pupazzetto Buzzsaw Hordak in plastica dorata. Adesso vediamo come funziona. Apriamo il panciotto del personaggio verso il basso, vediamo dentro una sorta di bastoncino dentato, incastriamo la nostra sega premendo fin quando non clicca in posizione. A questo punto non dobbiamo fare altro che richiudere il panciotto. Giriamo Hordak di spalle, vediamo che è tornato il mantellino rosso che era presente nella prima versione ed è attaccato a una sorta di levetta che scorre lungo una fessura qui fra le scapole del personaggio. Dovremo abbassarla, ma non troppo di corsa, altrimenti il funzionamento potrebbe incepparsi. Questo era raccomandato proprio nelle istruzioni sulla confezione del personaggio. Ora siamo pronti per fare fuoco, anche lui sta esultando, però gli faccio abbassare le braccia perché così è più comodo, e dobbiamo spingere verso il basso questa levetta sulla schiena. Si è aperta la pettolina e ha sparato la sega rotante. È un meccanismo molto semplice e non ci sono molle, fa tutto affidamento sulla flessibilità della plastica, perciò confesso che farlo con un giocattolino di questa linea molto richiesta oggi, che ormai è diventato vecchiotto, fa un po' paura. Il mini comic incluso con questo pupazzetto si intitolava semplicemente Enter Buzzsaw Hordak. In questa storia Hordak cerca di riconquistare la torre centrale di Eternia, che pensate un po' lui stesso aveva contribuito a costruire prima di venire esiliato su Eteria. La raggiunge, inizia ad assorbirne il potere, ma naturalmente He-Man riesce ad allontanarlo. Tuttavia un Hordak infuriato vede aprirsi il suo stesso petto per sparare via una lama rotante. Incredibile, è stato trasformato, non è più Hurricane Hordak, ora è diventato Buzzsaw Hordak e deve ancora scoprire come utilizzare i suoi nuovi poteri. E così abbiamo conosciuto Hordak, un personaggio importantissimo nella finzione di Masters of the Universe, non così significativo come giocattolino, a dirla tutta. Il design non è geniale e soprattutto trovo che non sia stato reso molto bene in forma di pupazzetto. La scultura non è buona come quelle che abbiamo visto fra i primi personaggi, anche la testa si fatica a capire cosa rappresenterebbe di essere. Vediamo però un impegno, uno sforzo produttivo che non c'era invece fra i primi personaggi della linea. C'è più varietà negli stampi, Hordak è quasi interamente nuovo e fra le tre versioni ci sono un bel po' di differenze. Le bimbe che seguivano Shira in televisione dovevano adattarsi a comprare un giocattolo per maschietti se volevano avere il cattivo della loro serie animata. Comunque sono tre giocattolini discreti. Si nota che mano a mano che passavano gli anni, i
toni, anche a livello di colori e di design dei Dominatori dell'Universo sembravano sempre più antiquati se paragonati con i passi avanti fatti dalla concorrenza da altre linee di giocattoli, e questo pupazzetto non sembra uscito nell'87, sembra un po' più vecchiotto. Come sempre, se il video vi è piaciuto mettete un bel like qui sotto, un mi piace, se non vi è piaciuto io lo farei lo stesso, cliccate qui su Librandi Bollino Blu, iscrivetevi al nostro canale per trovare un sacco di recensioni di giocattoli vintage, sempre il vero vintage, niente ristampe e niente riedizioni, ci piacciono i giocattoli così come sono stati concepiti in principio. Ciao!